Per Bivona, borgo marinaro di Vibo Valentia, la vecchia tonnara è un luogo simbolo, da sempre considerato punto di aggregazione per la piccola comunità. Ecco perché erano stati accolti con soddisfazione i lavori di restauro che avrebbero restituito alla sorgente quei luoghi. Ma così non è stato, riportandolo all'abbandono con il rischio di ritornare al vecchio degrado. I cittadini di Bivona non si sono dati per vinti e con il sostegno della Proloco hanno provato a difenderla dall'incuria e dall'indifferenza. Hanno provato a coinvolgere le istituzioni ed un primo risultato si è avuto proprio questa mattina quando il sindaco Maria Limerdo e parte della sua giunta affiancata dal suo consulente per i beni archeologici Mariangela Preta ha accolto il sottosegretario Laura Enrico e gli assessori regionali Nino Spirli e Sergio De Caprio. È la seconda volta che torno alla tonnara di Bivona e ci torno con l'obiettivo di mettere insieme tutte le istituzioni che potenzialmente possono investire non solo per recuperare questo luogo con una serie di azioni, ma anche per valorizzarlo e restituirlo alla comunità. C'è da dire che qui la Proloco ovviamente svolge un ruolo importante perché ha evitato che questo luogo finisse nell'abbandono più completo. Ma io credo che sia arrivato il momento in Calabria non solo di dialogare di più tra i diversi livelli istituzionali, ma di dimostrare con i fatti ai cittadini che anche in Calabria si possono costruire dei modelli virtuosi di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, soprattutto quando la cultura poi è legata anche a delle tradizioni economiche che per noi sono state fondamentali. Cosa si può fare per valorizzare? Si può fare quello che si deve fare. Si può fare quello che si deve assolutamente fare. C'è un recupero subito di queste testimonianze che sono assolutamente reperti storici, archeologici, di un'archeologia industriale calabrese importantissima, perché su questo territorio, peraltro, come in altri territori, ma su questo soprattutto, la pesca del tonno poi ha lasciato ha creato e ha allattato una tradizione che ancora oggi è portata avanti e viene esportata in tutto il mondo, chiaramente con le migliori marche dei nostri tonni che arrivano in tutti i mercati e che arrivano su tutte le tavole del mondo. Io sono assolutamente compiaciuta per questo incontro che si sta tenendo oggi. Abbiamo fatto un sopralluogo qui nei locali della Tonnara, abbiamo mostrato i barconi, il Rais e quant'altro, ma tutta una realtà già conosciuta soprattutto al sottosegretario. E devo dire che forse è la volta buona, nel senso che ci sono le energie, ci sono gli intendimenti, ci sono probabilmente le persone giuste al posto giusto, al momento giusto per fare rete, per fare sinergia e per riuscire finalmente a lanciare come merita non soltanto la Tonnara di Bivona ma in generale tutto un sistema di rete che riguarda il mare su percorsi nazionali e perché no.